immerso direttamente in acqua, le condizioni del mare sono proibitive, per cui abbiamo trovato una pozza per poter dar modo di vedere com'è il funzionamento. Allora, in pratica sono su Pro, zero discriminazione, e per far sì che il sistema di bilanciamento possa posizionarsi agevolmente sul salino, i tecnici della Garrett ci hanno chiesto di provarlo portando il bilanciamento GND direttamente manuale su valori alti, io in questo caso lo porterò al massimo, dopodiché pompare effettuando il bilanciamento classico con la piastra completamente immersa in acqua. Il metal in questo modo dovrebbe raggiungere il punto della salinità e quindi si stabilizza. Sembrerebbe che ci sia. A questo punto possiamo fare le nostre prove, pur vedendo quello come si comporterà. Allora, intanto qui abbiamo un anello gentilmente fornito dal nostro amico Sergio. Possiamo rimettere così, grazie? Sì, in orizzontale. Così? Sì. Ora siamo a 30 centimetri. A 30 centimetri ho la sensibilità bassa per mantenere il meta stabile, però non riesco a sentirlo. Ti va un pochino più. 25. No. Non lo scaverei mai. Si sente il segnale? Sento il segnale, però forse con molta pratica si riuscirebbe a capire se è un falso. Aspetta. Guarda il guadagno. Guadagno com'è, corretto? Il guadagno sono a 3 tacche. Lo porto su un pochino o porto su a 20? A 20 lo sento. A 20 sento. Sento il tuono bello distinto dell'AT Pro, classico suono, bello pieno. Il GND me lo dà 65, 60, 65, 60, 65. Per provare a fare la prova del bilanciamento, alzo tutto il valore del GND al massimo in manuale ed effetto il bilanciamento. Adesso è un pochino più giù, su 23-24 centimetri. C'è un segnale, ma è sporco. Forse con molta pratica, sì. Ma con molta pratica, perché si potrebbe confondere tranquillamente con un segnale dovuto all'onda o... Ecco, ora ce l'ho distinto. Però, ecco, facendo una ricerca... Ora è bello distinto. GND è sempre oscillante tra 45 e 65. Io fermo sopra. Ecco, ora è distinto. 20 centimetri. 46 stabile. Spero che si senta.